Beh, è un processo complesso, delicato, importante. È uno di quei momenti in cui l'accertamento della verità ha un senso per tutti. Insomma, per il suo assistito, per gli tre agenti della polizia penitenziaria, l'ennesimo processo, pezzetto pezzetto stanno riacquistando la loro dignità. Beh, sì, in un certo senso sì, in un certo senso non l'hanno mai perduta, ma sì, questo è motivo per loro di ristoro, di ritornare in una dimensione realmente di persone che con questo fatto non avevano nulla a che vedere. Perché è importante questo processo? Beh, perché è importante per uno Stato sapere quello che è accaduto, sapere se effettivamente si sono mosse parti dello Stato per far sì che le cose non si venissero a sapere, perché queste cose non devono accadere se sono accadute, e perché è giusto capire, e se ci sono delle responsabilità è giusto che i responsabili rispondano di quello che hanno fatto. Il legale di Sabatino definisce fantasie, diciamo, ipotesi del procuratore del processo Cucchi bis, che ha definito la vicenda Cucchi caratterizzata, diciamo, da depistaggi da film horror. Qual è il vostro giudizio? Al di là di quello che è il commento del collega, parlano chiari i processi che ci sono, no? C'è un processo che è quello che oggi è stato rinviato, che tratta proprio di una serie di atti che dal 2009 al 2018 hanno caratterizzato la vita democratica di questo paese attraverso, certo, un'ipotesi che dovrà essere vagliata, ma attraverso una serie continua di falsi, di calunnie, di depistaggi. Sì, è terribile anche solo pensare che ciò possa essere avvenuto, ma i processi servono a questo. Vediamo se è avvenuto, e se è avvenuto è bene che si sappia affinché nel futuro non avvenga, no?